Grazie. Sono illegittimi i test d'ingresso alla facoltà di medicina. Il TAR del Lazio ha riammesso 2.000 studenti bocciati. Il servizio è di Carlotta Manno. Aprile 2014, migliaia di aspiranti medici da tutta Italia tentano il tutto per tutto per entrare alla facoltà di medicina. Oltre 2.000 vengono bocciati ma non ci stanno, denunciano irregolarità nello svolgimento delle prove, la non garanzia dell'anonimato, buste trasparenti dalle quali si poteva vedere chiaramente il codice corrispondente al nome e la sparizione di ben 4 plichi dall'Ateneo di Bari. Ricorso accolto, oltre 2.000 studenti saranno ammessi con riserva. Questa sentenza è una sentenza molto importante perché non dà un risarcimento danni agli studenti, ma li ammette in sovrannumero, quindi fa sì che loro possano fare gli esami, possano studiare, frequentare le lezioni e consolidare la loro posizione. Il TAR del Lazio dunque dichiara illegittimo il concorso di medicina 2014-2015. Gli atenei di Bari, Napoli, Tor Vergata e Salerno dovranno trovare posto ai 2.000 ragazzi rimasti inizialmente fuori gioco. A settembre tutti a lezione, almeno fino al 7 maggio, data fissata per l'udienza di trattazione davanti al Tribunale amministrativo. Se però poi il 7 maggio il Tribunale si pronuncerà a sfavore, che cosa fanno? Hanno perso un anno. Noi riteniamo che questa sia un'ipotesi che non succederà. Tuttavia invitiamo tutti i nostri ricorrenti a consolidare la loro posizione, a fare degli esami, in modo tale che il TAR e la magistratura prenda atto del superamento di questi esami e del consolidamento della loro posizione. Intanto dall'Unione degli Universitari si esulta e si chiede a gran voce al Ministero di cambiare le regole di un gioco che, dicono, non garantisce la trasparenza. Chiedono di aprire una nuova fase dell'Università italiana che non contempli test d'ingresso e numero chiuso.